Bentornati ragazzi, continuiamo con le nostre lezioni dedicate all'Europa occidentale, alle sue potenze nella seconda metà del Cinquecento, quella che abbiamo chiamato, non noi ma gli storici, l'età o l'epoca di Filippo II. La prima importantissima guerra di Filippo II, tra tutte le sue guerre di cui adesso parleremo, è la guerra d'Olanda, Olanda per modo di dire, perché si trattava delle Fiandre. Ricordate le Fiandre, tutte le Fiandre non sottomesse alla Spagna. Le Fiandre comprendono l'attuale Belgio e l'attuale Olanda. E allora, la reggenza delle Fiandre, questo l'abbiamo già detto, era stata affidata da Filippo II alla sua sorellastra, una delle figlie naturali di Carlo V, ovvero Margherita d'Austria, Margherita d'Asburgo d'Austria, però lei era solo la reggente, rappresentava simbolicamente il potere di Filippo II. Invece l'esecutivo, il governo, era affidato al cardinale Granvelle. Il cardinale Granvelle esercita il suo dominio nelle Fiandre in maniera dura, in maniera dispotica e in maniera intollerante, quindi mettendosi contro un po' tutti gli abitanti delle Fiandre. Quali erano i due problemi delle Fiandre nei confronti della Spagna e di Filippo II? Le Fiandre volevano mantenere, prima di tutto, un'autonomia politica. Le singole città erano abituate ad autogovernarsi, ad avere una forte autonomia. Ricordate che ne abbiamo parlato a proposito dei comuni italiani, abbiamo detto che anche nelle Fiandre vi era stata una esperienza politica simile a quella dell'età comunale in Italia. Poi le Fiandre erano state sottomesse, ricordate, dall'Austria. Tuttavia l'Austria, anche nel periodo dell'imperatore Carlo V, aveva lasciato alle Fiandre, alle singole città, alle singole municipalità delle Fiandre una forte autonomia, una grande libertà di autogoverno. Invece, con l'arrivo di Filippo II, era stato imposto l'assolutismo alle Fiandre. Ricordate, Filippo II è un re, vuole essere un re assoluto in tutti i suoi domini, in tutti i suoi territori. E quindi gli abitanti delle Fiandre protestavano e chiedevano a Filippo II di restaurare le loro tradizionali autonomie, di dare più libertà politica. L'altro problema era un problema religioso. Come sapete, l'abbiamo detto tante volte negli scorsi cicli di lezione, nelle Fiandre rapidissimamente si era sviluppato il calvinismo, il protestantesimo di tipo calvinista, soprattutto nelle province del nord, l'attuale Olanda, ma non solo, anche nelle province del sud, l'attuale Belgio. Il calvinismo, delle Fiandre spesso era molto fanatico, era molto duro, e i calvinisti ovviamente volevano libertà di religione, ma ancora di più volevano proprio dominare le loro terre. Filippo II si dimostrò sempre contrario a concedere la tolleranza religiosa, la libertà religiosa ai protestanti, ai calvinisti delle Fiandre. Lui, ricordate, era il campione, è il massimo sostenitore europeo, insieme agli Asburgo d'Austria, della controriforma della religione cattolica. Non voleva accettare che nei suoi domini potessero esistere degli eretici, d'accordo? Dei protestanti. Era intollerante, negava la tolleranza religiosa, negava la libertà di religione. E quindi la situazione nelle Fiandre era veramente esplosiva, anche perché il cardinale Granvelle, su incarico di su istruzione di Filippo II, non dava nessun tipo di risposta a queste istanze, a queste richieste delle città e delle autorità delle Fiandre. Non era favorevole ad alcun tipo di mediazione. Le autorità delle Fiandre provarono ad arrivare a compromessi, a fare delle richieste a Filippo II, ma niente. Il cardinale Granvelle reprimeva i calvinisti, molte chiese calviniste furono distrutte, si vietò
l'edificazione di nuove chiese, molti predicatori calvinisti furono incarcerati, furono perseguitati, repressi, molti libri venivano censurati, si minacciava di volta in volta di introdurre l'Inquisizione nelle Fiandre, la stessa Inquisizione spagnola sarebbe stata ovviamente una cosa terribile dal punto di vista dei fiamminghi, degli abitanti delle Fiandre. Il calvinismo era molto duro, era molto fanatico. I calvinisti delle Fiandre non potevano accettare questo tipo di persecuzione, di repressione. Il calvinismo delle Fiandre, un po' come in Francia, nell'Europa orientale, ma ancora di più rispetto alla Francia o a certe zone dell'Europa orientale come la Boemia, il calvinismo delle Fiandre era un calvinismo fatto non tanto da nobili quanto da masse popolari, erano le masse popolari che dal basso, in contrasto con gli aristocratici, con coloro che detenevano il potere politico, erano diventati calvinisti, e i calvinisti non erano tanto i contadini quanto coloro che, come era successo nella Francia calvinista atlantica, a Bordeaux, La Rochelle, nelle città atlantiche, come dobbiamo ancora vedere, il calvinismo si diffuse soprattutto tra coloro che lavoravano, che facevano lavori manuali o comunque lavori proprio nel senso capitalistico del termine. Si diffuse il calvinismo tra le masse popolari dei produttori, cioè il calvinismo nelle Fiandre si diffonde soprattutto tra artigiani, tra i salariati, tra gli operai, tra i marinai dei porti, d'accordo? Le piccole aziende manifatturiere e così via, gli operai di tutti i settori, d'accordo? Gli operai anche dell'industria editoriale, le tipografie in Olanda avevano avuto un grande sviluppo e si scontrano contro la repressione del cardinale Granvelle. Nel 1566 le Fiandre esplodono in una gigantesca rivolta contro la Spagna, una rivolta durissima. Una rivolta che si estende subito dappertutto, una rivolta impossibile da reprimere, d'accordo? È una rivolta popolare, però attenzione, al calvinismo delle classi popolari in rivolta si affianca anche l'appoggio di molte famiglie cattoliche, d'accordo? Ma come, voi direte, sono i calvinisti che si ribellano? Sì, i calvinisti si ribellano, ma vengono appoggiati anche da molti cattolici, cioè da molti aristocratici importanti cattolici, che più che alle divisioni religiose pensano a mantenere i propri privilegi. Quindi i popolari che si ribellano, i calvinisti delle masse popolari, vengono appoggiati e largamente finanziati da personaggi dell'aristocrazia cattolica. Filippo II e Granvelle si erano comportati in maniera stolida, in maniera poco furba, in maniera controproducente. Per evitare questa guerra e vedremo l'inutile tentativo di repressione da parte della Spagna, sarebbe bastato fornire libertà di religione ai calvinisti, sarebbe bastato dare loro la libertà anche politica, l'autogoverno, l'autonomia che loro richiedevano. Vi erano tante famiglie cattoliche di nobili, tra cui quelle del conte di Egmont, che più volte avevano cercato di trovare dei compromessi, cattolici moderati come il conte di Egmont, che era proprio una famiglia che aveva che era molto una famiglia che aveva stretto amicizia con la reggente, con Margherita d'Austria. I nobili importantissimi, la famiglia dei nobili di Egmont aveva detto a Granvelle, a Margherita d'Austria, a Filippo II: noi vogliamo restare sotto la Spagna, dateci però
un po' di autonomia, d'accordo, di autogoverno. Non erano assolutamente stati seguiti. Le Fiandre potevano tranquillamente restare sotto Filippo II. Filippo II avrebbe fatto un affare, perché le Fiandre erano un territorio molto ricco, bastava concedere questi due tipi di libertà politica e religiosa che vi ho detto. Non volle farlo. Perse parte delle Fiandre, come vedremo, e spese inutilmente una quantità immensa di denaro per cercare inutilmente di reprimere la rivolta e di schiacciare l'indipendentismo delle Fiandre, d'accordo? Filippo II cerca di schiacciare la rivolta. Granvelle viene richiamato perché, insomma, aveva fallito e poi era odiato da tutte le Fiandre. Al suo posto Filippo II però mandò qualcuno che era ancora peggio di Granvelle, il Duca d'Alba. Al Duca d'Alba fu affidata la repressione. Il Duca d'Alba cerca di reprimere la rivolta anche con una serie di massacri durissimi nel 67, nel 68, 1567 e 1568. I massacri, questa risposta durissima da parte della Spagna, sono totalmente controproducenti, non fanno altro che unire tutte le componenti fiamminghe, d'accordo? Adesso, dopo la repressione del Duca d'Alba, anche moltissimi cattolici, più di quelli di prima, affiancano i calvinisti nella rivolta. Vi sono addirittura importantissime famiglie cattoliche, non quella di Egmont, però quella, per esempio, degli Orange, che abiurano il cattolicesimo dei massacratori venuti dalla Castiglia e abbracciano la religione calvinista. Orange è uno di quelli che era il capo della rivolta, Guglielmo d'Orange, che sarà poi ricordato, vedremo, come Guglielmo I d'Orange, uno dei capi della rivolta fiamminga, passa dalla religione cattolica alla religione calvinista, d'accordo? Nel 1572. Inizialmente sembra, dopo un certo tempo, che la rivolta stia perdendo mordente, invece nel 1572 la rivolta esplode nuovamente in tutte le Fiandre. Ormai le Fiandre, ormai le truppe spagnole sono state cacciate da quasi tutte le regioni delle Fiandre. Ormai le Fiandre, soprattutto le province settentrionali, quelle della futura Olanda o dell'attuale Olanda, si comportavano come uno stato totalmente indipendente ed erano molto validi nella guerra per mare, d'accordo? Erano molto validi da questo punto di vista e utilizzavano anche la pirateria. Le navi pirata olandesi impedivano, capite, impedivano l'arrivo per via mare delle truppe spagnole e, attenzione, però anche dei soldi, delle monete d'oro con cui Filippo II doveva pagare le sue truppe. Quindi un grosso problema, la pirateria dello Stato che già si considerava indipendente, delle province settentrionali delle Fiandre che avevano scacciato agli spagnoli, bloccava nel mare del Nord la possibilità di arrivare via mare dalla Spagna alle Fiandre. Quindi come si portavano i soldi alle truppe che stavano lì? Come si mandavano altre truppe? Filippo II deve prendere un'altra strada molto difficile, molto tortuosa. Si fa prestare i soldi dai soliti banchieri genovesi. D'altra parte, lui dominava Genova, ve lo ricordate? I banchieri genovesi non potevano certo permettersi di
non prestargli i soldi, anche se sapevano che probabilmente ci sarebbe stata un'altra bancarotta, quei soldi non sarebbero mai più ritornati in loro casse. Attraverso Torino, l'alleato Piemonte, ricordate che il Ducato di Savoia è alleato della Spagna, Filippo II, le sue truppe e i soldi per pagare le truppe di stanza nel Fiandre dovevano fare una strada per via di terra, cioè, capite, arrivare da Torino ad Anversa, da Torino ad Amsterdam. Per via di terra all'interno dell'Europa, passando attraverso la Franca Contea e alcuni stati tedeschi che permettevano il passaggio dell'esercito e dei soldi degli spagnoli. Tuttavia, questo era estremamente difficile. Peraltro, Filippo II inizia ad innervosirsi molto con Elisabetta I perché tutti notano le navi pirata inglesi. Chiaramente tollerate da Elisabetta I, che aiutavano gli olandesi. Elisabetta I, regina d'Inghilterra, protestante, ovviamente stava dalla parte degli insorti fiamminghi, degli insorti delle Fiandre, perché Filippo II era molto potente e lei era un'avversaria di Filippo II, ma anche per motivi ideologici, ovviamente, perché i calvinisti che si erano ribellati per Elisabetta I, anglicana, anglicani, calvinisti, sempre protestanti, sono ovviamente Elisabetta I considerava i calvinisti delle Fiandre dei fratelli di fede, d'accordo, dei vicini come religione, come mentalità e quindi da aiutare. Succede che a un certo punto, il 4 novembre 1576, le truppe ad Anversa, una delle città dei porti più importanti delle Fiandre meridionali, le truppe già da tempo non hanno ricevuto alcuna paga e quindi che fanno? Decidono di massacrare la popolazione di Anversa. 4 novembre 1576, ma dura per 3 giorni, il terribile, assurdo massacro di Anversa. Le truppe spagnole senza soldi si sfogano contro la popolazione per rubare, razziare tutto quello che possono nelle case, uccidendo tutti, anche donne, bambini. Ci sono almeno 7.000 morti in 2 o 3 giorni. Di fronte a questo orrore, attenzione, l'8 novembre 1576, i cattolici e i calvinisti uniti formano l'Unione di Gand, uno Stato che pretende di essere ufficialmente indipendente dalla Spagna. L'Unione di Gand, cattolici e calvinisti insieme firmano questo patto per l'indipendenza, ovviamente in un quadro di reciproca tolleranza religiosa. Il problema però continua a esistere perché le forze in campo sono divise. Abbiamo visto che i calvinisti popolari erano fanatici. Il calvinismo nelle Fiandre è diviso in due correnti. C'è il calvinismo moderato dei nobili come Guglielmo d'Orange, ma c'è anche il calvinismo fanatico delle masse popolari. Le masse popolari calviniste non si accontentano come Guglielmo d'Orange o i calvinisti aristocratici di essere indipendenti, vogliono proprio dominare all'interno del nuovo Stato. Nelle Fiandre indipendenti, per loro, non ci deve essere posto per i cattolici. Odiano i cattolici, erano dei fanatici, non meno fanatici degli inquisitori spagnoli che li combattevano. Questi calvinisti popolari delle Fiandre facevano violenza contro i cattolici, pensavano che non ci dovesse essere spazio per loro nelle nuove Fiandre indipendenti. Li picchiavano, distruggevano le chiese, incendiavano le chiese, d'accordo? Quindi c'era una situazione molto difficile perché c'era non tutti i calvinisti, ma una parte dei calvinisti, questi appunto fanatici, si scontravano con i cattolici. Quindi vedete, il problema è che anche all'interno delle forze rivoluzionarie delle Fiandre c'era una divisione, si combattevano tra loro. Finalmente Filippo II capisce che invece della brutale repressione, un'azione diplomatica più accorta può avere successo, ovvero cerca di mettersi d'accordo, attenzione,
con i cattolici delle Fiandre che non possono accettare la persecuzione da parte dei calvinisti, quindi i cattolici delle Fiandre, molti cattolici sono di, soprattutto quelli delle regioni meridionali, che sono a maggioranza cattolica, sono disposti ad un compromesso, ok, restare all'interno della Francia. Dunque, il duca d'Alba viene richiamato, viene sostituito da un governatore molto più intelligente, ovvero Alessandro Farnese. Ricordate questo cognome? Abbiamo già parlato del ducato di Parma e Piacenza, della dinastia dei Farnese, e abbiamo già detto che Ottavio Farnese si era legato in matrimonio con Margherita d'Austria, di cui abbiamo parlato prima. Ebbero un figlio, appunto, questo Alessandro Farnese, che aveva lo stesso nome di suo bisnonno, il Papa. Il nuovo governatore Alessandro Farnese, da buon italiano, è molto più machiavellico. Si mette d'accordo con i cattolici delle regioni meridionali che sono disposte a restare nella Spagna. Nel 1579 viene firmata l'unione di Arras, cioè le province delle delle Fiandre meridionali firmano l'unione di Arras, che accetta di restare sottomessa alla Spagna, però ovviamente ottengono in cambio una forte autonomia, una forte indipendenza da parte della Spagna. Nello stesso anno, attenzione, 1579, si crea invece nelle province settentrionali a maggiore maggioranza calvinista, che non ne vogliono sapere di compromessi con la Spagna, l'unione di Utrecht, d'accordo? L'unione di Utrecht. Attenzione, nel 1579 si sono già formati gli embrioni di quello che sarà, con i termini moderni, il futuro Belgio, Unione di Arras, che resterà sottomesso alla Spagna per molto tempo, fino all'inizio del Settecento, e la futura Olanda, l'Unione di Utrecht, che invece diventerà uno Stato indipendente, d'accordo? Ma cosa fa Alessandro Farnese? Fate attenzione! Le province dell'Unione di Arras sono molto poche. Lui, partendo dall'accordo con queste province, negli anni successivi riesce a riconquistare molte altre province, d'accordo? Andando verso nord. Quindi finalmente la guerra va a favore degli spagnoli, d'accordo? Nel 1579 l'Unione di Utrecht, le sette province settentrionali diventano indipendenti, l'Unione di Utrecht sarà sempre indipendente, trasformerà poi il suo nome in Province Unite. Attenzione, le Province Unite si staccano definitivamente dalla Spagna. Le Province Unite vengono anche chiamate Olanda, perché una di queste sette province unite, quella più grande di tutte, quella decisamente più importante, quella con la città, il porto di Amsterdam, era appunto l'Olanda. Quindi province unite, dette anche Olanda, ma l'Olanda è una delle sette province unite. Il nome ufficiale che sostituisce l'Unione di Utrecht sarà sempre province unite. Mentre l'Unione d'Arras formerà il Belgio, che sarà riconquistato, quindi molto abilmente il governatore Alessandro Farnese riconquista le province meridionali. C'è da considerare che lui, mettendo una taglia sull'eroe dell'indipendenza olandese delle Province Unite, Guglielmo I d'Orange, l'abbiamo già nominato, l'eroe dell'indipendenza olandese, quello a cui è dedicato anche nel titolo l'attuale inno nazionale olandese, mettendo una taglia sulla sua vita, fa uccidere da un sicario Guglielmo I d'Orange. Quindi gli olandesi, quelli delle Province Unite, che ormai si considerano totalmente indipendenti, lo sono di fatto dal 1579, anche se solo nel 1648, dopo moltissimi anni, la Spagna riconoscerà effettivamente la indipendenza
dell'Olanda, cioè delle principite, però dal 1579 si comportano effettivamente come uno stato indipendente. Guglielmo d'Orange, Guglielmo I d'Orange viene ucciso nell'84. Nell'85, partendo dalle province di Arras, le province dei Paesi Bassi meridionali, Alessandro Farnese riconquista moltissime altre città importanti e ricche come Bruges, Gand, Bruxelles, ok? Che ritornano alla Spagna nel 1584. Poi nel 1585 la riconquista finisce con la città più importante di tutte, uno dei porti più importanti d'Europa, la città di Anversa, d'accordo? Quindi nel 1800, fate attenzione, nel 1585, anche se ufficialmente la guerra, il tentativo di riconquista spagnolo continuerà per decenni e decenni, fate attenzione, si costituisce una linea militare puramente convenzionale, al di sotto della quale vi sono le province riconquistate dalla Spagna, che verranno denominate Paesi Bassi. Scusate. Paesi Bassi e verranno anche nominate, chiamate Paesi Bassi spagnoli, perché continueranno ad appartenere alla Spagna, ok? Bruxelles, Anversa. Mentre invece al di sopra di questa linea puramente convenzionale militare si costituiscono le province unite che verranno anche convenzionalmente chiamate Olanda e che saranno indipendenti. Quindi nel 1585 già si delinea la situazione. Una parte delle Fiandre, quelle meridionali, vengono riconquistate alla Spagna, saranno della Spagna per più di un secolo, Paesi Bassi spagnoli, che è l'attuale Belgio, però il nome Belgio non si usava all'epoca. Fu riesumato soltanto all'inizio dell'Ottocento, non piaceva perché era il nome dei dominatori romani, era un nome latino, quindi si chiamano Paesi Bassi spagnoli, mentre a nord l'attuale Olanda, che ancora convenzionalmente chiamiamo Olanda, prendeva il nome di Province Unite. Fate attenzione perché qui si può incorrere in un facilissimo equivoco lessicale. Noi oggi che cosa chiamiamo col nome di Paesi Bassi? L'Olanda, lo stato che sta a nord, ok? All'epoca era il contrario, fate attenzione, l'attuale Belgio veniva chiamato Paesi Bassi, ok? Era quello stato a prevalenza cattolica riconquistato, sottomesso dalla Spagna. Invece, all'epoca, l'Olanda, che veniva convenzionalmente chiamata Olanda, era una delle tante province settentrionali a maggioranza calvinista, l'Olanda veniva chiamata Province Unite ed era uno stato indipendente. Quindi fate attenzione, all'epoca il nome Paesi Bassi non spettava come adesso all'Olanda, ma era il nome dell'attuale Belgio. L'Olanda si chiamava Province Unite. Spero che sia chiaro, ok, che sia chiaro anche per il futuro. Quella frontiera che si crea tra Paesi Bassi e Province Unite è del tutto convenzionale, è una frontiera militare, capite? Fin dove gli spagnoli riescono a conquistare, quello è Paesi Bassi spagnoli, futuro Belgio. Al di sopra di quello che, di questa linea dove gli spagnoli non riescono più a riconquistare, quelle sono le Province Unite, l'Olanda. La differenza tra i due stati è del tutto convenzionale, ancora adesso riflette soltanto quella linea militare lì dove riesce ad arrivare la riconquista di Alessandro Farnese, d'accordo? Quindi si creano, diciamo così, questi due stati, anche se per ora l'Olanda, le Principite, non sono ufficialmente riconosciute dalla Spagna. Questo avverrà molto dopo. Che succede? A sorpresa, le Province Unite diventano in pochissimi anni una grande potenza di livello mondiale, ma come un territorio piccolo, privo di risorse naturali, che era poi le province unite, l'Olanda, il nord, le Fiandre, il territorio più povero delle Fiandre, quelle Fiandre più ricche erano quelle di Bruges, di Gand, di Bruxelles, di Ypres, di Anversa, e invece l'Olanda
sarà forse perché sono spregiudicati, sono calvinisti, sono affaristi, un po' come gli inglesi, diventerà una delle due grandi potenze mondiali o quantomeno europee del 600, del secolo successivo, chiaramente superiore persino alla Spagna da cui si erano da poco staccate. E vediamo qualcosa dell'irresistibile ascesa dell'Olanda, anche se invadiamo il secolo successivo, il 600, poi nel corso del 600 non la spiegheremo l'Olanda perché abbiamo spiegato adesso, almeno per alcuni, non dico che non spiegheremo l'Olanda nel 600, non spiegheremo l'inizio soltanto della potenza olandese. Praticamente, da quando viene riconquistata, i Paesi Bassi, Belgio, futuro Belgio, e il porto che era importantissimo, il più ricco d'Europa, di Anversa, declina. Tutte le attività e i traffici di Anversa vengono prese da una città portuale che prima non contava niente, cioè Amsterdam. Sembra strano, ma la storia va a favore dei protestanti, dei calvinisti. La parte cattolica delle Fiandre, riconquistata dalla Spagna, che era la più ricca, va rapidissimamente in declino. La parte protestante delle Fiandre, quella a nord, le Province Unite Olanda, che prima erano molto più povere del Belgio, dei Paesi Bassi, si arricchiscono improvvisamente, come se Anversa fosse sostituita da Amsterdam. Capite? Tutte le ricchezze, i commerci, le merci che prima arrivavano ad Anversa, gli storici hanno determinato in pochi decenni, si trasferiscono ad Amsterdam, Anversa declina e diventa un porto molto povero, da ricchissimo che era. Amsterdam diventa un porto da una nullità che era, diventa una città ricchissima. Questo perché, prima di tutto, le Province Unite a partire dal 1579 si danno un'ottima organizzazione. Sono una repubblica, prima di tutto, sono una repubblica piccola, però molto, molto organizzata. Inoltre, c'è da dire una cosa, che c'è una duplice emigrazione. Che succede? Molti protestanti del sud, dei Paesi Bassi spagnoli, non volendo restare sotto gli spagnoli, i cattolici, che fanno? Emigrano verso le Province Unite, quindi molti protestanti si spostano dal sud, Paesi Bassi spagnoli, alle Province Unite. La stessa cosa vale per i cattolici, molti tra i cattolici delle Province Unite, per non essere sottomessi a uno Stato protestante che li tratta male, si trasferiscono al sud, nel pezzo delle Fiandre, Paesi Bassi spagnoli, l'attuale Belgio, che ovviamente era rimasto cattolico ed era dipendente da una potenza cattolica. I calvinisti avevano uno spirito di lavoro eccezionale, trasferendosi dal sud al nord, i calvinisti portano le loro ricchezze, le loro competenze professionali ad Amsterdam. Quasi tutti i marinai esperti di Anversa erano calvinisti. Si trasferiscono ad Amsterdam, è ovvio che Amsterdam diventa un porto molto più importante di Anversa, ma i calvinisti che si trasferiscono al nord, nelle Province Unite o Olanda, portano il loro saper fare. I calvinisti erano abilissimi artigiani, industriali, nelle manifatture, anche dei prodotti di lusso, della seta, nelle tipografie, d'accordo? Facevano orologi, costruivano tantissime cose, abilissimi artigiani operai vanno a arricchire Amsterdam e le Province Unite. Le Province Unite diventano ricchissime in pochissimo tempo, ma gli storici spiegano, ma com'è stato possibile questo? Ci sono varie spiegazioni. Prima cosa, le Province Unite erano una repubblica, ed erano una repubblica di mercanti, calvinisti, affaristi, individualisti, volevano guadagnare, volevano il profitto. Quindi si comportano sempre avendo come obiettivo l'arricchimento. Sono una repubblica proprio di affaristi, di mercanti. Non ragionano secondo la logica della vecchia aristocrazia. Ragionano anche quando sono aristocratici, secondo la logica della nuova borghesia commerciale, della nuova borghesia mercantile. Poi molte altre cose. L'Olanda si dota di un sistema statale modernissimo anche da un punto di vista dell'istruzione. È l'unico caso proprio in Occidente
di Repubblica in cui prima di tutto tutti andavano a scuola, anche i bambini, dove c'era un'istruzione scientifica, tecnica, dove l'istruzione non era basata soltanto sulle materie umanistiche, il greco antico, il latino, la poesia, la filosofia, la teologia. L'Olanda è l'unico stato in cui si studia sin dalle scuole elementari per diventare mercanti, per diventare commercianti. Si studia la finanza, si studia l'economia. In nessun altro posto era così. Quindi già l'istruzione, comunque la mentalità, l'attitudine è quella di diventare mercanti, di far soldi. Si studiano le scienze. L'Olanda all'inizio del 600, nel corso del 600, sarà uno dei poli scientifici e tecnologici più importanti d'Europa. Ci saranno grandissimi scienziati. Leeuwenhoek, che scopre, che costruisce il primo microscopio moderno e vede per la prima volta i microrganismi, ma ce ne sono tantissimi. Poi la tolleranza religiosa. L'Olanda si vanta di essere stata la prima democrazia, il primo paese libero, ancor prima dell'Inghilterra nel 600, d'accordo? C'era un'enorme libertà di stampa, tolleranza religiosa, anche gli ebrei non erano perseguitati, quindi molti ebrei dall'Inghilterra o dal Portogallo si spostano verso l'Olanda. Gli ebrei erano grandi lavoratori come i calvinisti, arricchiscono l'Olanda. Anche il grandissimo filosofo del Seicento, Spinoza, era un ebreo la cui famiglia si era rifugiata in Olanda, nelle Province Unite, venendo dal Portogallo. L'Olanda nel Seicento è alla base dell'illuminismo europeo, è una terra di liberi pensatori, d'accordo? Moltissimi personaggi come Cartesio, per essere più sicuri e pubblicare le proprie opere senza rischiare di essere perseguitati, Cartesio dalla Francia si trasferisce in Olanda, d'accordo? L'Olanda avrà un'influenza sull'illuminismo inglese, sull'empirismo inglese. L'Olanda diventa una terra di libero pensiero, di illuminismo, d'accordo? Dalle scuole olandesi escono fuori ingegneri, tecnici, inventori, geometri, è tutto proteso verso l'Olanda, è tutta protesa verso la tecnica, verso l'industria, verso le macchine, verso il profitto, d'accordo? Quindi questa può essere una delle spiegazioni. Altri storici dicono c'era un sistema meritocratico in Olanda, è una repubblica ed era una repubblica di mercanti. Chi governa all'interno di questa repubblica? I mercanti, quelli più importanti, i mercanti. Quelli che hanno avuto successo nella vita, cioè il governo non va ad aristocratici che erano spesso incompetenti o illetterati, che nella vita non avevano dimostrato di fare niente, erano vissuti nel lusso e governano solo perché sono figli, perché appartengono a una famiglia aristocratica. In Olanda chi va al governo sono solo gli uomini d'affari, i commercianti più esperti, che quindi sanno, hanno avuto successo nella vita, sanno come vanno le cose, come si tratta con le altre persone. Quindi noi oggi lo chiameremo un sistema politico aziendalistico. Chi ha successo nella propria, chi rende di successo la propria azienda, la propria industria, chi ha successo negli affari, i grandi imprenditori, vengono scelti, eletti, perché è una repubblica, sia pure molto oligarchica, molto chiusa, vengono eletti meritocraticamente a governare lo Stato, d'accordo? Una repubblica non c'è un re, c'è soltanto un capo militare, lo Statholder, che proprio da un punto di vista letterale corrisponde esattamente alla parola inglese housekeeper. Housekeeper è un comandante militare, uno che difende il territorio. Anche in inglese housekeeper è il capo, per esempio, di una guarnigione che difende un castello, d'accordo? Un forte. Quindi lo Statholder, l'housekeeper, è un governatore militare, un capo militare, è una carica repubblicana, d'accordo? Bisogna essere eletti. Quindi il governatore militare, lo Statholder, il primo ovviamente, Guglielmo I Orange, era stato ucciso, ma gli esponenti della famiglia Orange verranno successivamente eletti come Statholder, e venivano eletti, potevano essere anche deposti. Attenzione, il secondo esponente della famiglia Orange, Maurizio d'Orange, Orange, sapete,
Orange Nassau, perché Orange è un nome francese, loro vengono da un feudo francese. Per darsi un nome fiammingo olandese, siccome avevano un altro titolo, quello dei Nassau, iniziarono a farsi chiamare non più Orange francese, ma Nassau, oppure contrattino Orange Nassau. Allora, il figlio di Guglielmo I, che era stato il primo capo militare dell'Olanda che ancora lottava, dei principi che ancora lottavano per l'indipendenza, Maurizio d'Orange, si macchiò di autoritarismo. Molti olandesi pensavano che stesse abusando della carica di statholder. Che fanno? Lo depongono, capite? Lo depongono e addirittura aboliscono a un certo punto la carica di statholder perché sembra essere addirittura, anche solo il comandante militare, sembra essere una carica eccessiva che può portare al dispotismo. Al posto dello statholder fanno comandare il gran pensionario, d'accordo? Sarà mandato al potere il gran pensionario d'élite, perché lo statholder è comunque una carica militare. Vedete, qualcuno abusa della carica di statholder, lì c'è una repubblica. I mercanti, i grandi industriali di questa repubblica cacciano Maurizio, addirittura eliminano la carica di statholder, la sostituiscono, o meglio, già esisteva comunque, fanno restare in vigore solo la carica di gran pensionario, e di fatto chi governerà l'Olanda sarà De Witt, che come gran pensionario però sceglierà una strategia molto sbagliata, anche De Witt sarà eliminato e tornerà alla carica di statholder con il grande Guglielmo III d'Orange, ma di queste vicende le affronteremo parlando del 600, in particolare dei rapporti o degli scontri delle guerre tra Olanda, tra Province Unite e Inghilterra nel 600. La cosa, quindi, l'Olanda diventa anche una potenza finanziaria, viene fondata la Banca di Amsterdam, è una delle prime banche pubbliche, delle prime grandi banche pubbliche al mondo, che si occupa di un intero Stato. Esattamente come l'Inghilterra, l'Olanda diventa una grandissima potenza navale. Le navi olandesi vanno in tutti gli oceani del mondo, in particolare navi olandesi della Fok, che si scrive Vok. Uno di madrelingua olandese mi ha detto si legge FOC. Attenzione, è un acronimo, non me lo fate dire in olandese perché non ci riesco. Significa, la V significa qualcosa come Wester Island, Indie Orientali. C, compagnia, dalla fine, no? VOC, FOC, compagnia olandese delle Indie Orientali. V significa West Indian, qualcosa del genere, cioè Indie orientali. Lo so che West, voi dite, ma significa Ovest? No, West Indian, compagnia olandese delle Indie orientali, che era una delle tante compagnie monopolistiche. Quando spiegheremo tra poco, in generale, la crisi del 600, l'economia del 600, l'organizzazione, cioè, vedremo che qual è il sistema tipicamente protezionistico di ogni potenza, che chiameremo mercantilismo, lo spiegheremo meglio in seguito. Il mercantilismo si basa sulla creazione di compagnie monopolistiche, attenzione, che agiscono in regime di monopolio, compagnie navali statali, controllate dallo Stato, ma in realtà fanno i profitti in proprio, sono private, compagnie statali private, monopolistiche, che agiscono in nome dello Stato. Queste commerciano nelle colonie, nei paesi extraeuropei, a volte conquistano anche delle colonie, quindi addirittura colonie conquistate non dagli stati, non dai regni o dalle repubbliche, ma da compagnie navali, monopolistiche private, e poi che fanno? Istituiscono un monopolio, cioè un protezionismo che nega il libero mercato, tra la madrepatria e la colonia, d'accordo? Incredibilmente, già alla fine del 500, l'Olanda, le Province Unite arrivano fino in Indonesia e iniziano a cacciare i portoghesi. Vi ricordate, i portoghesi hanno conquistato l'Indonesia, avevano il monopolio del commercio di pepe e spezie da e per l'Europa. Sin dalla fine del 500, la FOC, le navi di questa compagnia
marittima di questa compagnia navale privata, affrontano e sconfiggono più volte i portoghesi. Il Portogallo ormai è uno stato in declino e sin dalla fine del Cinquecento iniziano loro a portare pepe e spezie in Europa, arricchendosi moltissimo. A metà del Seicento i portoghesi sono totalmente scacciati dall'Indonesia, d'accordo? Molte isole dell'Indonesia sono conquistate dall'Olanda, gli olandesi sono accaniti in guerra per conquistare le isole Molucche, come tanti arcipelaghi che lì l'Olanda conquistò, le coste dell'isola di Giava, le isole delle isole della Sonda, le isole Celebes, le isole di Banda. Per conquistare le Molucche, l'Indonesia ci impiegò più di 10 anni di guerra accanita contro i portoghesi. Abbiamo già nominato questi posti dell'Indonesia parlando del colonialismo portoghese, dell'esplorazione degli eserciti portoghesi che per primi tra gli europei arrivarono fin là. Ma attenzione, il colonialismo portoghese è duro, anzi crudele. I portoghesi non si accontentano di fare commercio di pepe e spezie. I portoghesi impiantano le piantagioni, in particolare zucchero a Giava, in Indonesia. Il colonialismo olandese è un colonialismo terribile. Mentre il colonialismo portoghese, vi ricordate, era un colonialismo leggero, che si limitava a occupare, spesso con il consenso dei capi politici locali, dei capi politici indigeni, pochi posti sulla costa, pochi porti con cui attraverso cui commerciare, farsi dare le merci, per esempio pepe e spezie a prezzi bassissimi. Invece il colonialismo olandese inaugura quel colonialismo addirittura in anticipo sull'imperialismo del tardo 800, d'accordo? Entrare nell'entroterra, schiavizzare le popolazioni, non solo commerciare, ma proprio dominare le popolazioni, renderle schiave, costrinsero i giavanesi, gli indonesiani, gli abitanti dell'isola di Giava a coltivare prima zucchero e poi addirittura caffè, cose che non erano minimamente compatibili né con l'alimentazione dei locali, perché gli indigeni non consumavano né zucchero né caffè, ma agli olandesi non fregava niente. Gli indigeni per loro potevano pure morire di fame, quindi stravolgono proprio le basi alimentari delle popolazioni locali. Caffè a Giava distrugge anche l'ambiente, l'habitat, produce deforestazioni, cambiamenti climatici. Quindi un colonialismo molto, molto duro, quello dei portoghesi. Qualcuno dice è così per le potenze calviniste, mentre i portoghesi, gli spagnoli, ma anche i francesi sono cattolici. E quindi sì, certo, li massacrano, li sfruttano i popoli cosiddetti indigeni, però riconoscono comunque nell'indigeno una persona umana, no? Cattolici e spagnoli li convertono, semmai a forza, certo li trattano come degli schiavi, fanno morire, però li convertono al cattolicesimo, pensano che anche loro abbia un'anima, che debbano essere salvati. Invece il colonialismo successivo di tipo protestante nel 600 si afferma, no? Nel 600, mentre nel 400 e nel 500 lo vedremo, le grandi potenze coloniali sono le prime che hanno iniziato l'esplorazione e le scoperte, Portogallo e Spagna. Nel 600 e nel 700 cambia tutto, perché con Portogallo e Spagna vanno in declino. Nuove grandi potenze coloniali saranno Francia, Inghilterra e Olanda. Ma l'Olanda, già dalla fine del 500, precede il colonialismo inglese e francese ed è un colonialismo terribile. Molti calvinisti, sapete che calvinisti ne abbiamo parlato, parlando della riforma protestante, pensano di essere predestinati, pensano a differenza dei luterani che si salveranno, andranno in paradiso soltanto loro e pochi altri. Quindi che cosa vedono in questi indigeni che loro considerano selvaggi? Vedono qualcosa che spesso è subumano, che non ha neanche la dignità di essere umano, degli ostacoli messi frapposti agli eletti, ai chosen ones da parte di Dio, degli ostacoli che devono essere superati per vedere i segni della predestinazione. Quindi non hanno interesse a convertirli al cristianesimo, d'accordo? Fosse anche un cristianesimo protestante. Considerano gli indigeni dei territori colonizzati
come degli oggetti, comunque li sfruttano in maniera crudele. Vengono costituite intere città sotterranee in vari posti dell'impero coloniale olandese, ma in particolare in Indonesia, dove gli schiavi vivevano ammassati in catene, in enormi cavità sotterranee, pronti a essere deportati da un posto all'altro. L'Olanda conquista anche poche basi in Africa, da cui l'Olanda inizia una tratta degli schiavi, con gli schiavi negrieri, dall'Africa fino all'America. L'Olanda ha pochissimi territori in America, d'accordo, ma li vende alle altre potenze che hanno colonizzato l'America. Un traffico degli schiavi durissimo, crudele, ferocissimo. Le navi negriere olandesi si affiancano a quelle portoghesi, d'accordo, poi successivamente arriveranno anche francesi e inglesi a fare la tratta degli schiavi, quindi si arricchiscono anche con la tratta degli schiavi. In America, pensate, le Province Unite in America attaccheranno i portoghesi in declino anche in America intorno alla metà del 600. Pensate che l'Olanda strappò per 15 anni la regione più ricca del Brasile ai portoghesi, la regione di Recife. Poi i portoghesi ebbero uno scatto d'orgoglio e recuperarono Recife. Il colonialismo olandese non fu fortunato in America. Alla fin fine si tenne soltanto, soprattutto l'Indonesia come unica colonia importante, però anche il Sudafrica. Pensate, i portoghesi furono scacciati pure da Città del Capo, d'accordo? Vi ricordate Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, i primi che scoprono la punta meridionale dell'Africa e la superano, c'erano quindi i portoghesi sin da quell'epoca. Gli olandesi scacciano i portoghesi anche dalle coste del Sudafrica, d'accordo? Colonizzano il Sudafrica. Sono talmente bravi con le navi che riescono a trovare i venti, una rotta diretta tra Sudafrica e Indonesia, capite? A sud dell'Oceano Indiano, una rotta diretta nel mezzo dell'oceano, dove non ci sono terre, direttamente dal Sudafrica all'Indonesia. E invece gli olandesi e tutti gli altri europei dovevano fare una rotta, dovevano seguire una rotta molto più difficile e lunga, cioè costeggiando l'Africa orientale, poi l'India, l'Asia, d'accordo, per poi ridiscendere, seguivano la costa. Invece gli olandesi direttamente dal Sudafrica all'Indonesia, solcando l'oceano in linea retta. All'Olanda resterà la Guyana olandese, il Sud America, resteranno alcune isole delle Antille, ancora adesso sono olandesi, alcune isole delle Antille, ma per esempio gli olandesi erano arrivati anche a New York. Infatti New York prima si chiamava Nuova Amsterdam, poi fu ceduta agli inglesi e prese il nome di New York. Perché i portoghesi, da più in declino, riescono a riprendere Recife in Brasile? Perché gli olandesi devono cedere New York? Per un motivo molto semplice: la potenza olandese, che forse è stata la prima potenza mondiale, almeno da un punto di vista commerciale, tra la fine del 500 e la metà del 600, così improvvisamente, in maniera irresistibile, velocissima, come era esplosa, come era ascesa, in maniera altrettanto improvvisa la potenza olandese crollò a metà del 600. Quindi la grande epoca della navigazione olandese, dell'impero coloniale olandese, della potenza olandese, non durò moltissimo. In fondo l'Olanda fu fortunata, dicono gli storici, si inserì in un periodo di vuoto di potere politico, quando gli informi imperi settecenteschi, troppo grandi, poco organizzati, come Polonia oppure Spagna, stavano crollando, ma i nuovi stati nazionali moderni come Inghilterra o Svezia non si erano ancora organizzati, cosa che però quando fecero alla fine del 600 riuscirono a schiacciare gli olandesi. Poi furono fortunati anche perché la Francia era dilaniata dalle guerre di religione,
alla fine del Cinquecento, e quindi gli olandesi ne approfittarono, ma furono fortunati anche perché era in declino, pensate, il commercio tedesco nel Mar Baltico. Ricordate i commercianti tedeschi dell'Ansa Germanica che fondarono tantissime città nel Mar Baltico, da Danzica fino a Riga? Erano in crisi, quindi le navi olandesi andarono ad arricchirsi commerciando nel Mar Baltico prima che arrivassero le navi inglesi. Privi di risorse naturali, gli olandesi prendevano dal Mar Baltico sia i cereali, sia il ferro dalla Svezia, d'accordo, dalla Scandinavia. Ma le navi olandesi erano così potenti che si fecero vedere anche nel Mediterraneo, diedero fastidio a Venezia e agli ottomani, persino nel Mediterraneo. Poi però, appunto, la potenza olandese declinò così velocemente come irresistibile era stata la sua ascesa, d'accordo? Quindi abbiamo parlato, sicuramente mi sarà sfuggito qualcosa, abbiamo parlato anche dell'impero coloniale, della potenza proprio marittima dell'impero coloniale olandese, anche se questo avviene soprattutto nel 600, non fa niente, l'abbiamo anticipato, lo riprenderemo in parte quando parleremo proprio nelle lezioni dedicate specificamente al colonialismo del 600 e del 700, tuttavia in continuità con l'indipendenza dell'Olanda, cioè delle Province Unite, mi sembrava giusto parlare anche dell'affermazione economica e coloniale delle Province Unite. Si forma quindi una nuova nazione in Europa, una nazione che almeno nella prima metà del 600 sarà una nazione molto molto forte e importante. Continuiamo la prossima volta con le successive guerre di Filippo II e con le vicende anche di altri stati europei nella seconda metà del Cinquecento.